Ciao! Allora, siamo arrivati ai top del mese di settembre. Premesso, il rumore che sentite sta piovendo, ma diluviando. Io sono già in maniche quasi lunghe e mi sono attrezzata oggi tisanina. Infatti siamo proprio in mood da registrazione e direi di partire subito. Il primo top, perché è giusto metterlo nei top, è questo doccia schiuma del Livre Rocher. Questo è con mora e menta piperita. Allora, fa parte della nuova collezione di profumazioni. È un 200 ml, quindi quello c'è il 2 e il 400 se non sbaglio. Comunque sia, nuova profumazione. Appena l'ho sentito, pensavo che fosse davvero troppo dolce per i miei gusti. Effettivamente è un po' dolce, a me non piacciono così dolci, però quando ho iniziato a provarlo un po' mi sono ricreduta. È sì dolce, però sotto quando lo si usa lascia una buona profumazione, ma non è così stucchevole. Allora, intanto fa una bella schiuma e si sciacqua molto velocemente. Poi con l'acqua calda della doccia il profumo si diffonde nella stanza, quindi comunque sia senti questo profumo, un po' di menta, un po' di mora, quindi sia lampone veramente, e quindi è abbastanza estivo. Diciamo che intanto non persiste sulla pelle, quindi dopo che ti sei lavata non resta sulla pelle il profumo, peccato un pochino, e comunque sì, per me è un po' dolce, preferisco altre profumazioni. Comunque è sicuramente valido. E altra cosa, non secca la pelle, non la irrita ed è perfetta anche per la pelle sensibile. Altro top, e questo ce l'ho da un sacco di tempo, è questo crema corpo della Bottega Verde. Si chiama El Nepil Stop. Quindi è il trattamento dopo depilazione, balsamo dopo depilazione che dice di ritardare la crescita dei peli superflui. Io l'ho comprato tanto tanto tempo fa e con uno sconto oltretutto, perché ho visto che a prezzo pieno 150 ml, me la sono segnata e costa 16,99 euro. Non l'avrei mai comprato. E lo promuovo, ma per l'azione che ha, vi dico subito, l'effetto ritardante di ricrescita no. Lasciate perdere, però effettivamente questo estratto di avena o comunque la texture è molto lenitiva sulla pelle appena depilata, quindi ne applichi poca perché ne basta davvero poca. Infatti 150 ml mi sono durati tantissimo a me. Ne basta poco prodotto, si stende bene, assorbe velocemente e lascia la pelle molto morbida, idratata e soprattutto lenita. Quindi trovo che anche in estate, che non voglio cose appiccicose sulla pelle, è perfetto, ma la reidrata subito, quindi per la pelle dopo la depilazione è perfetto da prendere in offerta, perché a prezzo pieno non ci penserei proprio. Altro prodotto che metto tra i top e a sorpresa sono questi gloss della Shaka. Sapete che io non sono un amante dei gloss, qua ne ho finiti due e perché li avevo presi a poco prezzo davvero. E sono anche carini, c'è questo e questo qui. Sono molto carini e oltretutto li ho finiti, quindi wow. Allora, cosa dire di questi gloss? Intanto vi ho detto che costano poco. Poi l'applicatore permette una, quella spugnetta permette una stesura abbastanza precisa del prodotto e ha una texture che non va a sbavare nei contorni delle labbra, quindi è una cosa che mi piace. La parte trasparente va via molto velocemente, questo è un gloss da poco prezzo, però lascia sotto un leggero strato di colore che invece dura, quindi mi piace. Ovvio non dura se mangiate o delle cose di questo genere, però ad esempio bevendo dal bicchiere resta, oppure parlando resta, quindi perché no? Mi hanno sorpreso, poi hanno tantissimi colori, proprio tantissimi, e queste sfumature anche molto carine, costano poco, io li metto tra i top perché mi hanno davvero sorpreso. Prodotto che invece super promuovo è questo Deo Roll-On del Livre Rocher. Questo è quello al tè verde della Cina. Avevo provato le vecchie versioni e mi erano piaciute molto. Poi adesso le hanno rifatte e ho detto va bene, proviamolo. Allora, questo è un Roll-On.
50 ml e intanto non contiene sali d'alluminio e parabeni, che credo sia molto importante. La profumazione è molto fresca e leggera, quindi molto gradevole sicuramente, e dura tutto il giorno e l'ho finito durante l'estate, quindi davvero wow, accidenti proprio. E oltretutto asciuga molto velocemente e permette di vestirsi altrettanto velocemente. Sui vestiti, cosa importante, non macchia né sui vestiti bianchi né su quelli scuri, quindi altra cosa super promossa. E so che c'è un'altra versione, quindi sicuramente comprerò anche l'altra perché la voglio provare e poi vi faccio sapere. Intanto questo super promosso. Concludiamo con l'ultimo promosso di questo mese ed è questo smalto base cotte antirottura del Yves Rocher. Sì, molti prodotti del Yves Rocher questo mese. Allora, questo è uno smalto che intanto è un 10 ml, mi sono segnata il prezzo. Sì, 7,95 € in negozio, quindi nei cataloghi anche un qualcosa di meno in offerta. Comunque, listino 7,95 per 10 ml. È un base unghie rinforzante che svolge il suo lavoro. Non ha un super effetto rinforzante, ma perché non contiene formaldeide, quindi è normale. E comunque sia, rinforza abbastanza le unghie se usato con costanza, non fa miracoli, ed è un'ottima base perché è soprattutto usato in estate. Io vedete, l'ho proprio finito. Ce n'è un pochino, ma ve ne parlo dopo. Come base, soprattutto in estate, con i colori più stravaganti, il blu, il verde e il fucsia, quei colori assurdi, ma molti stili, non va a macchiare le unghie, quindi fantastico. Io l'ho usato anche come top coat, devo dire, ed ho trovato che ha un effetto molto luminoso e mi fa durare il colore per circa una settimana, quindi perfetto. Le pennellino arriva fino in fondo alla boccetta. Quindi ti permette davvero di usare tutto il prodotto senza doverlo inclinare durante l'applicazione, che è scomodissimo. E ha una formulazione che, aspettate che ve la avvicino un po', vedete che ne è rimasto appena appena un pochino. Ecco, quell'appena pochino lì inizia a essere un po' gommoso e devo o lo diluisco oppure lo butto. Potrei anche diluirlo per usarlo un paio di volte. Però fino alla fine, cioè fino a proprio lì, non si è assolutamente indurito, che per una base che viene usata anche come top coat, quindi un po' ci va appoggiato il colore dello smalto, è una cosa difficile, perché o lo usi solo come base e allora ti dura tanto, o se lo usi anche come top coat, il colore dello smalto va dall'unghia al pennellino e poi nel boccetto, e lo fa durare un po' meno. E quindi sicuramente è un prodotto che io vi consiglio, soprattutto guardate in offerta nei cataloghi oppure in negozio in offerta. Credo che sia davvero un'ottima base, top coat, tutte e due, quello che volete. Sicuramente funziona. E dunque, questi erano tutti i top del mese di settembre del 2016. Intanto io ho finito la tisana, quindi è ora di finire anche il video. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Come sempre, spero vi sia stato utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime accensioni beauty. E basta, alla prossima, ciao!